Sono molto orgogliosa di mostrare i risultati a supporto della genitorialità che abbiamo sviluppato in tutti questi anni, a partire dal 2011. Il 100% delle mamme rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità. Nel 2021, sul totale delle promozioni, ben il 63% è andato a donne. Il 14% delle nostre promozioni è andato a mamme al rientro dalla maternità. E poi siamo molto orgogliosi perché il tasso di manager è cresciuto nel tempo e si assesta nel 2022 al 54%. Ed è un dato che ci conforta molto e che ci fa capire che le nostre politiche hanno un impatto anche sociale, non solo economico. Numeri virtuosi quelli della Danone, che hanno permesso all'azienda di Via Farini a Milano di ottenere a maggio la certificazione per la parità di genere con un ottimo punteggio. E non c'è da stupirsi, perché girando tra i piani degli uffici si nota una netta predominanza di donne. Nel nostro paese però sono ancora poche le società che puntano su di loro. Secondo il Global Gap Report del 2022, stilato dal World Economic Forum, saranno necessari 132 anni prima che il divario di genere possa essere colmato a livello mondiale. E l'Italia, su 146 stati mappati, si posiziona appena al 63° posto per l'indice di gender gap. Le soluzioni che fino ad ora sono state adottate, se vogliamo, per raggiungere la pari opportunità e le parità di genere, non siano non rispondano alle reali esigenze. Io mi riferisco alle misure adottate da Regione Lombardia, tipo bonus o integrazione alle rette, perché noi sosteniamo, e da tempo, che mancano delle infrastrutture sociali, soprattutto delle politiche concrete di sostegno a quello che è tutto il sistema del welfare, della cura, il cui lavoro sappiamo che ricade ancora purtroppo esclusivamente alle donne. C'è ancora molta strada da fare per arrivare alla gender equality, ma ad aprile è entrata in vigore la certificazione della parità di genere, un nuovo sistema standard e uniforme per aiutare le aziende a sostenere le pari opportunità con azioni efficaci, supportato da Regione Lombardia con 10 milioni di euro, unica ad aver fatto un bando che finanzia le piccole e medie imprese che intraprendono questa strada. In 257 hanno già fatto domanda, di cui il 40% con sede a Milano e il 50% di piccole dimensioni, con meno di 50 dipendenti. Sostanzialmente è uno strumento che si colloca all'interno del grande tema della sostenibilità e in particolar modo della sostenibilità sociale, che sempre di più è un tema attuale sia da un punto di vista normativo, perché l'Unione Europea sta spingendo con varie direttive su questo tema, ma anche da un punto di vista finanziario, perché appunto le società di rating basano molto ormai la loro valutazione sul rispetto appunto degli indicatori di sostenibilità sociale. La certificazione della parità di genere va ad indagare tutta una serie di aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro, a partire dalla fase di ricerca e selezione del personale, alla fase di onboarding, ai processi di carriera, alle politiche di welfare e di flessibilità dedicate del personale in azienda, che spesso sono tutte policy, politiche già presenti, ma che non vengono guidate da un unico contenitore. La parità di genere è un obiettivo sia dell'Agenda 2030 che del PNRR, ma come spesso accade in Italia, fatta la legge, trovato l'inganno. Sappiamo, a proposito dei bandi del PNRR, che su 34.000 bandi solo il 29% di questi ha inserito i vincoli che riguardano l'assunzione di donne e di giovani, che sono vincoli e condizionalità che sono presenti nella missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. E sappiamo anche che rispetto alle premialità per le imprese dotate di certificazione, nel 95% dei bandi questa non è prevista. Riferisco proprio alla legge sulla governance del PNRR, che prevede in un articolo che il 30% di bandi prevedono assunzione di giovani e di donne, e nello stesso articolo, a un altro cromma, prevede delle deroghe, no? Proprio rispetto all'oggetto, la tipologia, che rendano questi bandi non percorribili. Nella realtà non ci sono queste condizionalità
e quindi, come a dire, anche la certificazione di genere non viene assolutamente presa in considerazione nei bandi, vanificando di fatto quello che è invece allo stato la missione 5 del PNRR. L'Italia nella classifica europea del gender gap è 27esima, cioè l'ultima in classifica per quanto riguarda l'inserimento lavorativo delle donne. Però se noi guardiamo l'altra parte della medaglia, cioè quel mondo che io rappresento, che è quello del mondo dell'imprenditorialità femminile, devo dire che molto meno tutele e molto meno attenzione è sempre stato rivolto a questo mondo. Per cui la certificazione della parità di genere è un focus che si concentra a dare tutele al mondo del lavoro femminile che ha un impiego e trascura diciamo invece quell'altra faccia che è il mondo dell'imprenditorialità femminile, dove invece l'Italia non è il fanalino di coda ma è tra le prime nazioni in Europa per numero di donne imprenditrici. Quindi la speranza che io nutro come rappresentante del mondo imprenditoriale femminile è che sia rivolta anche un'attenzione in termini di fondi di sostegno anche alle imprese femminili per evitare che si crei un'ulteriore spaccatura tra chi è tutelato e chi lo è molto meno. Questo è un tema strettamente correlato anche con quello che è l'andamento demografico del nostro paese, se ci pensiamo, no? Rispetto all'invecchiamento della popolazione italiana, ma diremmo europea, rispetto alla tenuta del sistema previdenziale, rispetto alla dispersione di quello che è l'investimento accademico, se pensiamo che le studentesse sono poco orientate rispetto alle cosiddette materie STEM, ma nelle loro carriere accademiche le donne spesso sono anche più brave, più performante degli uomini, per poi però disperdere questo investimento in formazione nella successiva occupazione, perché non esistendo un vero welfare state di prossimità rispetto alle esigenze di conciliazione vita-lavoro, spesso chi non può fare affidamento sulla famiglia fa affidamento ancora oggi purtroppo sul ruolo della donna. Eppure colmare il divario tra donne e uomini non è solo una questione di principio, ma porterebbe anche un vantaggio economico ad una crescita del PIL del 12%. Le imprese, se vogliono essere davvero competitive, devono percorrere questa strada e ne avranno anche dei benefici in termini di tassazione, con l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 50.000 euro annui. Entro giugno del 2026 si stima che almeno 800 piccole e medie imprese potranno essere certificate e 1.000 aziende riceveranno le agevolazioni fiscali. Come Will abbiamo detto che ci auguriamo che questa misura possa effettivamente contribuire a incrementare l'occupazione femminile, almeno nelle aziende private, ed può essere uno strumento ulteriore, diciamo, per la promozione della contrattazione di genere. Tuttavia, al contempo, abbiamo espresso delle nostre perplessità riguardo l'ottenimento di questa certificazione. Mi riferisco alla prassi UNI 125 del 2022, per la quale abbiamo chiesto delle modifiche che tra l'altro non sono state, diciamo, recepite, relativamente alla necessità di richiedere l'applicazione di un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, chiaramente, e alcune perplessità sulle dichiarazioni delle medie salariali calcolate anche sulla base degli straordinari, del part-time, delle missioni, che sono tutti istituti che generalmente vedono le donne penalizzate. Da un certo punto di vista c'è una spinta regolativa dell'Unione Europea che sta indirizzando le organizzazioni a rendersi promotrici di buone pratiche da questo punto di vista, che diventeranno sempre più vincolanti per essere competitivi nel mercato. Da un punto di vista finanziario, il mercato, soprattutto per le società che intendono quotarsi o che sono quotate, sta chiedendo appunto un impegno sostanziale e concreto all'organizzazione da questo punto di vista, ma se pensiamo alla catena di fornitura che ogni realtà appunto ha, anche le società non quotate, per poter stare in un determinato mercato, si troveranno quasi costrette, se vogliamo, ad agire un comportamento attivo da questo punto di vista. E infine però una questione di brand reputation. Ad un imprenditore conviene la certificazione perché conviene all'imprenditore scommettere sul contributo femminile nel mondo del lavoro. La nostra economia è un'economia sempre più
digitale e dove le competenze femminili sono chiave. Pensiamo alle capacità di organizzarsi, alla capacità di delega, all'empatia, al fare squadra. Sono tutte competenze grandemente valorizzate dalla nostra economia digitale, dove il contributo delle donne è per noi è stato ed è chiave. La certificazione di genere è un percorso impegnativo che però ci ha dato grandissime soddisfazioni, grandissimi risultati. Ha il beneficio di tradurre tutto in KPI e quindi l'azienda ha a disposizione degli obiettivi che deve raggiungere annualmente, e misurare è fondamentale per colmare tutti i divari che esistono. Noi per esempio abbiamo colmato il divario salariale tra uomo e donna. È chiaro che va adottato il giusto strumento a seconda delle dimensioni e delle capacità di ogni azienda. Non a tutte le realtà viene richiesto il rispetto degli stessi KPI utili ad ottenere la certificazione stessa. Infatti la prassi parla di 4 grandi fasce di riferimento per le imprese, e per le piccole e medie imprese chiaramente il numero dei KPI è inferiore rispetto alle realtà più strutturate. Il mio consiglio è un incoraggiamento a entrare nel percorso, perché è molto importante far leva sul contributo femminile da un punto di vista imprenditoriale, da un punto di vista economico, anche per attirare un domani degli investitori. È chiaro che una certificazione è farraginosa, ha della burocrazia, ha dei costi, e questo è quello che molte aziende sentono come un loro fardello, e perdendo di vista invece quella che è una grande opportunità, che è quella che le donne possono offrire proprio al mondo del lavoro, perché le donne sono quella parte che sono sempre state viste come debole dal punto di vista produttivo, e che invece hanno quelle capacità di resilienza, di adattamento, anche di innovazione, di cui il nostro sistema economico e produttivo ha fortemente bisogno. Come donna e come imprenditrice non posso far altro che condividere in tutto e per tutto questo percorso, e anche noi come CNA lo stiamo spingendo, perché il nostro compito è quello di fare cultura imprenditoriale, e quindi non ci può essere una vera cultura imprenditoriale se non c'è un reale riconoscimento del valore dell'apporto delle donne in ogni campo. Ma i dati restano ancora sconfortanti. In Italia una donna su due è inoccupata, e tra i manager le donne sono appena il 28% e solo il 3% le amministratrici delegate. La maternità è per lo più considerata un ostacolo alla carriera, e gli uomini guadagnano il 13% in più delle colleghe donne. C'è da chiedersi allora se siano davvero maturi i tempi per una rivoluzione culturale più equa e inclusiva, perché ridurre i divari di genere oggi non è solo auspicabile, ma necessario. Io dico che volere è potere. Basterebbe solo che ci siano più donne convinte di questa possibilità, che si uniscano e che lavorino e che la rivendichino maggiormente. Bisogna che anche le donne capiscano che per loro il tempo è maturo, perché se non ce lo prendiamo noi, di sicuro non ce lo dà nessuno quello che ci spetta. Per noi i tempi sono maturi da un punto di vista economico, perché il contributo femminile ha migliorato le performance aziendali, e siamo convinte che sia chiave per aumentare il prodotto interno lordo dell'Italia. Siamo ancora lontanissimi da quel cambio di paradigma culturale che servirebbe proprio per abbattere completamente queste barriere strutturali che rendono impossibile non solo l'inclusione e l'avanzamento delle donne nel mondo di lavoro, ma anche il raggiungimento dei ruoli apicali. E quindi non si riesce ancora a sfondare il famoso tetto di cristallo, non solo, ma a raggiungere delle posizioni eque e paritarie nell'ambito del mondo del lavoro.